il sistema è tutto tirato, c'è la presenza di tutte, diciamo, le componenti, sia le componenti istituzionali, sia il volontariato di protezione civile. Per cui qualsiasi segnalazione deve prima passare chiaramente da parte anche dei cittadini, per i COC dei comuni, sono molti COC aperti dei comuni, e poi noi filtriamo tutto e vediamo, diciamo, gestiamo tutte le notizie e vengono inviate, diciamo, le squadre dove è necessario inviarle. Chiaro, la prima cosa che si deve portare a casa in protezione civile è l'incolumità delle persone, non ci sono stati problemi alle persone. Chiaro, noi raccomandiamo sempre, e ci sono anche le squadre sul posto, quando si vede una situazione di pericolo, anche l'invito anche alle persone, perché molti magari non vogliono abbandonare le loro case, però se, diciamo, il tecnico che interviene ritiene che è necessario che le persone lasciano, seppur per poche ore, le proprie abitazioni, è opportuno che ciò accada, perché altrimenti si rischia inutilmente per una situazione che magari poi in poche ore torna nella normalità, e quindi è necessario sempre ascoltare coloro i quali sono sul posto e sono in grado, in considerazione della valutazione di quella, diciamo, al momento è un problema di esondazione di fiumi. Ecco, noi abbiamo fatto un rapido giro, non abbiamo avuto problemi grossi o quasi nulla, problemi di frane, abbiamo però seri problemi di esondazione di corsi d'acqua un po' da tutte le parti.